incombe l'ombra dei privati sulle convenzioni boschive 2021, ricordiamo l'accordo stipulato tra Dipartimento della Regione Sicilia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale per il quadriennio 2019-2022, che allo stato attuale ogni anno non viene rispettato, e quando scatta l'emergenza il Dipartimento per l'emergenza dei Vigili del Fuoco mette dei fondi straordinari per stipulare squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco stessi, perché facciamo un soccorso unico e di alta professionalità. Pertanto i vigili del fuoco sono indispensabili non per spegnere le steppaglie, ma qualora l'incendio si dovesse trasformare in un incendio abitazione oppure dovesse prendere una forma di alta dimensione, i vigili del fuoco sicuramente hanno gli uomini e l'alta professionalità per poter intervenire anche i mezzi. Oltre a questo, ricordiamo i presidi autostradali, dove i vigili del fuoco stanno espletando un servizio perché le gallerie e i viadotti non sono attualmente a norma nel territorio siciliano. Attualmente copriamo soltanto un pezzo sulla Catania-Messina, sulla Messina-Palermo, ma ricordiamo che in Sicilia veramente l'asse viario è molto molto scadente, pertanto il nostro servizio dovrebbe essere indispensabile. A quanto pare i vigili del fuoco vengono svenduti per dare questo servizio ai privati. Ci auspichiamo di sbagliarci, ci auspichiamo che questo non accada, perché i vigili del fuoco, ricordiamo, al Ponte Morandi, dove hanno dedicato proprio ai Vigili del Fuoco un murales che incorona il lavoro e il soccorso tecnico urgente espletato dai Vigili del Fuoco stessi in occasioni di grandi emergenze. Pertanto noi ci auspichiamo che mettano le economie per i Vigili del Fuoco, per fare lavorare in sicurezza i Vigili del Fuoco, per garantire alla popolazione quel soccorso tecnico urgente che meritano. Ricordiamo che noi aspettiamo fondi anche per e comprare i nostri pasti caldi. Attualmente da 8 mesi non percepiamo queste economie. Come tutto il resto, dobbiamo sempre recriminare, protestare per avere rispetto da parte della nostra amministrazione e della Regione Sicilia.